Allora, per compattare il burger ci sono più prodotti, cioè più ingredienti che possiamo usare. Per farli grigliati, quello che consiglio io è utilizzare della farina di glutine, nel senso che è il legante più forte e più potente, nel senso che anche utilizzare magari della farina di ceci, se uno ne usa troppa, rischia sì che il burger si compatti, ma diventi anche molto duro e molto asciutto e non è, insomma, poi troppo piacevole da mangiare. Per cui consiglio la farina di glutine, perché appunto ha questo potere, molto legante, che aiuta il burger a stare insieme. Perfetto, quindi questo è un suggerimento. Nel frattempo Simone vi ha messo il link della sezione dedicata ai burger veg, quindi insomma se Ok. avete qualche insomma, Sì, per elemento potete, scusate, per se farina avete di qualche glutine curiosità. intendo il preparato per il seitan, perché magari non tutti sanno cos'è la farina di glutine. Esistono delle bustine con dentro una farina con scritto preparato per seitan, quello praticamente è glutine puro che uno può semplicemente impastare con l'acqua se vuole farsi il seitan fatto in casa, altrimenti può essere utilizzato proprio come farina all'interno di un impasto per polpette o per burger per dare un pochino più o di salsicce vegetali, diciamo, per dare più sostanza.